Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Un successo affermato tra gli anni 70 e gli anni 90. Francesco Nuti è nato in Toscana e sin da piccolo è stato da sempre appassionato al mondo del teatro. L'attore ha raggiunto la notorietà nel momento in cui ha formato un trio comico insieme a Alessandro Benvenuti e a Datina Cenci. Tanti anni di cabaret lo hanno portato a dividersi dai compagni che gli sono stati accanto per tanti anni per poter intraprendere una carriera da solista. Si è trattato di una scelta importante che, nonostante avrebbe potuto avere dei rischi, gli ha regalato ulteriori successo. Ricordiamo infatti alcuni film divenuti cult di Francesco Nuti, come Casablanca Casablanca, Io, Chiara e l'Oscuro, Caruso Pascoski, Willy Signori e Vengo da Lontano, Tutta colpa del paradiso e Caruso, Zero in condotta. La difficile condizione di salute di Francesco Nuti, verso la fine degli anni 90 però, il regista ha iniziato ad avere alcuni problemi di salute che gli hanno generato molti problemi. Inizialmente, Francesco Nuti preso da un forte stress psicologico, iniziò ad avere anche dei problemi fisici e divenne dipendente dall'alcol. A seguire, nel 2006, la situazione precipitò ancora di più. A causa di un incidente domestico, Francesco Nuti finì in coma. Il regista fu sottoposto ad un intervento chirurgico urgente e dovette seguire un lunghissimo percorso di riabilitazione. Oggi Francesco Nuti ha perso completamente l'uso della parola ed è costretto a restare su una sedia a rotelle. Si è trattata di una situazione davvero terribile, una tragedia che ha cambiato irrimediabilmente la vita di Francesco Nuti. Il 2017 è l'anno in cui la figlia Ginevra ha compiuto 18 anni. Una situazione che ha spinto l'erede a diventare la tutrice legale di Francesco Nuti. L'uomo oggi si trova in una struttura situata nella capitale. La figlia vive sempre a Roma, in una casa vicina e può vederlo in qualsiasi momento. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.